Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Eurotruck Simulator 2. Oggi ragazzi vi porto una nuova mod che ho da poco scoperto nel mio solito sito che frequento, il solito sito in cui trovo le mod per Eurotruck. E che cosa ho trovato oggi? Beh, ho trovato, per cambiare, non un camion, ma un autobus. Andiamo subito a vederlo e a provarlo. Allora, rivenditore mod. Ah, ovviamente in descrizione c'è il link di questo mezzo, quindi del sito. E poi, vabbè, in descrizione c'è anche un link per comprare questo e tantissimi altri giochi scontati, miei canali social, Telegram, TikTok, Twitch, eccetera, 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 eccetera. E molto altro. Allora, dunque, Iveco Evadis, 13 metri lungo, credo. Allora, di base costa 170.000 euro e di base l'aspetto è questo. Allora, 13 metri, sì. Bene, poi a parte questo, cosa abbiamo? Il telaio c'è solo questo, il motore c'è solo questo, c'è il cambio. Il cambio. Ma io quasi quasi lo cambierei il cambio perché c'è salire colline. Un leggero upgrade in salire colline. Non è male, almeno in salita va meglio. Quindi, poi il prezzo cambia, no? Ma devo fare carrello, che devo fare? Penso. Poi, manuale o automatico il cambio? Automatico, perché io il cambio manuale non lo uso mai. Poi abbiamo ovviamente. Non ho capito. Non tocco niente allora. Beh, sto cercando di capire come funziona. Ok. Allora. Ah no, ma c'è molta più scelta. Flixbus. Quasi quasi. Vado sul sicuro, ci metto questo. Poi. Oddio. No, vabbè, no, 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 no. Che bambini. Niente bambini. No, niente bambini. Cos'è sta cosa? Finitura antiscivolo, ci sta. Scale e sedili in moquette. Ah, ok. Mi cambia all'interno praticamente. Ok, cabine e sedili in moquette. Bandiera italiana la voglio. L'ho già saltata, no? Italy. Oh, ando italista. Bandiera italiana, ti è. Ma mi tocca cercarla pure da quest'altro lato. Aspetta, l'ho passata. Oddiamine. Ok. Qua sopra. No, nah, non mi va di. Ok, questo è buono. Questo non so che cos'è. Ah, è all'interno, la luce, credo. Tendine, belle le tendine. Sedili, bianchi. Buono, così si vedono meglio. Questo non so che cos'è. Boh. Telecamera posteriore. Oh, le telecamere, certo, così non vado a sbattere. Gomme, beh, le gomme le migliori voglio. Ovviamente. Cerchi originali. Vabbè, insomma, dai. Qualche piccolo upgrade l'abbiamo fatto. Qualche cosina l'abbiamo messa. Va bene, confermo. Acquista. Allora, vediamo dove mi rimane un buco libero. C'è un buco libero qua. Allora, perfetto, raga. Andiamo su, gestione camion. Si va giù, 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 giù. Qui non capisco cos'è tutta sta roba. Ah, sono mezzi. Senza pilota, oltretutto. Vabbè, allora, guidalo. Allora, ovviamente non è che in questo gioco possiamo trasportare persone, quindi viaggiamo da soli, presumo.
A meno che magari non c'era una mod che ti riempie l'autobus di persone, ma... Boh. Bello. Peccato che non si può, tipo, camminare a piedi qua dentro, eh. Sarebbe stato fantastico. Allora, facciamo così. Ci facciamo, che ne so, un Catania-Palermo, per dire. Perché mo ci troviamo lì sopra, non mi interessa. Oppure un Messina-Palermo, Catania-Palermo. Ma facciamo Catania-Palermo, ma. Uguale. Cambia poco, no? Ok. Peccato che non credo che qui abbiamo un posto dove possiamo far finta di caricare persone, no? Però, vabbè, allora, innanzitutto, ecco qua il mezzo dall'esterno, le bandiere belle che si muovono col vento. Forse mi tocca un po' alzare il volume, perché questo mezzo mi sa che c'ha il volume un po' bassino. Alcuni mezzi hanno il volume molto più forte. Meglio. Oh, madonna, ma che è una barca? Si muove tutto. Accendiamo i fari. E qui siamo a Catania, mo. Ci vuole... La mappa di Catania quant'è? Minuscola. Ovviamente il problema di... Il problema di Eurotrack è che ti dà proprio una mappa minuscola e non c'è niente. Cioè, siamo a Catania, ma in realtà è più piccola di un paesino reale, decisamente minuscola. Vabbè, noi mo simuliamo che prendiamo, carichiamo delle persone qui da qualche parte e andiamo a Palermo e basta. Giusto ogni tanto, quando magari dici, ah, non c'ho voglia di far carichi. Oppure come me, che io qua sono ricco sfondato e sinceramente dei soldi non me ne frega più niente. Mi fate uscire? E niente, allora dove carichiamo qua? Non c'è purtroppo... Non c'è un posto dove dici... Una fermata, insomma, dell'autobus non esiste. Mi è venuta un'idea. Ma il navigatore non parla più? Ah, già, è vero, perché non ho impostato una rotta, vero? Facciamo così. Qui ci sta... Un hotel, tipo. Entriamo qua, facciamo finta che stiamo caricando le persone dell'hotel. Facciamo finta che qua dobbiamo caricare le persone. Allora, vediamo come... Non lo so se si può aprire la porta. Si può. Praticamente ho aperto la porta col tasto che si usa per abbassare i finestrini. Facciamo finta che adesso stiamo caricando delle persone e siamo pronti a ripartire. Allora, destinazione Palermo, Palermo. Allora, quindi facciamo così, andiamo qua. Anche perché non ci sono mai stato, quindi. Ok, bene. Esci. È ora di andare. È ora di andare, dobbiamo... Portare queste persone a destinazione. Si guida che è una meraviglia, raga. Riorientamento. Mi pare che dobbiamo andare a destra, no? Voltare a destra. Voltare a sinistra.
ma si guida benissimo, ragazzi. Un'ottima. Come dire, va. Ottimo, Da guidare è ottimissimo. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Allora, dobbiamo andare dritto. Messina-Palermo. Guardiamo lo specchietto retrovisore. Sto mezzo tira, Tranquillamente, non se ne fa problemi. Rispettiamo il limite di velocità. Andiamo a guardare con qualche visuale esterna. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra, Palermo. Uscire a destra. Comunque siamo ancora con la open beta, no, raga? Mi pare. Non ho, cioè, ho visto che è uscito un aggiornamento oggi, ma non ho capito cosa hanno fatto. Tenersi di preciso a sinistra. Però comunque funziona bene questa open beta. Non mi sta dando problemi. Certo, peccato che non si riesce a leggere cosa c'è scritto lì sotto. C'è lo zoom in qualche modo? Non mi ricordo qual è il tasto per lo zoom. Non riesco a leggere la velocità attuale. È troppo piccolo. Ah, ok, stiamo andando a 70. Ok. Fa buio o è giorno? No, sono le 21, tanto per cambiare. Fa sempre buio quando guido io. Ah, vabbè, comunque questo è un Flixbus tedesco. È, diciamo, una skin pensata per la Germania. Come state, signori, dietro, comodi? Nessuno che si lamenta, quindi allora il viaggio è comodo ed è buono, certo. Giustamente devo ancora farvi vedere un po' l'interno di questo mezzo. O meglio, dobbiamo guardarlo insieme più che altro. Oh! Beh, è fatto molto bene. Ormai il sole è quasi tramontato. E comunque bisogna dire che
Di sicuro il sole non è come nella realtà. Porca miseria, nella realtà quando il sole sta così non si vede più niente. Nella realtà quando guidi e il sole è più o meno così, niente, sei cieco, ti acceca. Qua invece proprio... niente. Magari sarà pure il vetro, però secondo me va bene. Il gioco... il sole non acceca, ma nella realtà non si vede più niente. Bello anche così, vero? Con questo sole che tramonta. Molto bello. Molto bello, caspita. I simulatori oramai stanno sempre più ad avere una grafica stupenda. Chissà dove saremo tra 10 anni con la grafica. Secondo me però dove dovrebbero applicarsi di più in generale, in tutti i giochi, è l'intelligenza artificiale, che ancora è troppo basilare. L'intelligenza artificiale ancora è troppo basilare in tutti i giochi. È vero che ormai sta uscendo, diciamo, è vero che oramai c'è questa intelligenza artificiale, no? Tipo ChatGPT. Però ancora non è integrante nei giochi e sinceramente anche fosse, non è un'intelligenza artificiale quella pensata per muovere mezzi, personaggi. Quindi alla fine non esiste ancora un'intelligenza artificiale veramente buona per quanto riguarda personaggi, veicoli, non c'è. E lì dovrebbero lavorare un bel po', perché veramente è troppo basilare. Comunque sto notando che il mezzo sta a frenare da solo, non va a schiantarsi, quindi può essere che si è attivato qualche impostazione di nuovo per evitare le collisioni, no? L'autofreno, auto qualche cosa. Difatti non ho problemi, non mi scontro con quello. Alla uscita per Palermo, tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Pensando, ragazzi, ma quante gallerie ci sono su Euro Truck? Non le becco quasi mai. Stavo pensando adesso, vedendo questa galleria, ma nel gioco c'è qualche galleria lunga? Qualche galleria lunga qualche chilometro? Perché mi pare che non le becco praticamente. Non mi ricordo di aver mai beccato alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Palermo! Siamo arrivati. Limite di 50. C'era scritto 70 per un attimo. Andare dritto. Questo è Palermo, è minuscola. Una strada e basta. Lì c'è l'autovelox.
In teoria siamo arrivati perché io ho detto andiamo in questo hotel. E difatti è un hotel. Fine del viaggio. Aspettate, signori, che faccio manovre e vi faccio scendere. La telecamera, quella posteriore, è finta, non funziona. E non funziona neanche l'allarme, non c'è neanche un avviso che sto per toccare. No. Non funziona neanche l'avviso che sto per toccare. Non c'è un avviso. Ecco, vedi, questa è una cosa che manca su Eurotrack. Devono mettere un avviso che ti dice: "Wey, stai per toccare, sensori di prossimità", insomma, come li chiami. Bene, signori, potete scendere. La gente scende, anche se non si vede. Facciamo finta che stanno scendendo. Ok. Non si possono aprire altre cose? Sto provando altri tasti per vedere se si apre qualcosa, ma... Niente, si può solo aprire e chiudere questa porta. Basta. Niente di più. Non mi pare che ci sono comandi che mi permettono di scendere, insomma, di camminare. Che poi non hanno mai neanche introdotto il tasto per... Non hanno mai introdotto il tasto con i comandi, con la lista dei comandi, tipo, di quello che puoi fare. Controlli, controllo, vibrazione. Sì, ciao, te saluto, quanta roba. Sì, e beh... non c'è niente. No. Non c'è nulla riguardo. Pulsanti, tasti. Marcia, controlli camion, freccia, lampeggianti. Controlli visuale, ruota interna, media, modalità cammino. Corri. Ma come si scende dal mezzo allora? Scusami. Io non sono mai sceso dal mezzo. Cammino, mappa, abilita, maton. Dai. Qual è il tasto per scendere a piedi? Se c'è scritto cammina, c'è un tasto per camminare? Chiudi finestrino. Ma non lo so. Dovrei guardarmi i tasti uno ad uno se c'è qualcosa. C'era modalità camminata. Quindi in qualche modo si deve poter camminare sto gioco. Ma non l'ho mai capito, non ho mai fatto nulla di simile. C'è modalità cammino, però... Boh. Non lo so. Niente. No, non trovo nulla per scendere dal mezzo, raga. Oh, se sapete qualcosa fatemi sapere nei commenti, se sapete come si scende. Che magari ogni tanto una camminata non è male, farsela. Va bene, ragazzi, quindi abbiamo provato questo mezzo, ve lo faccio brevemente rivedere. Ci abbiamo il cambio automatico, c'era anche manuale, anche se, boh, non so se effettivamente poi le marce le metti manualmente o no. Io sempre l'automatico uso a prescindere, anche nei mezzi che so manuali, ma alla fine il cambio nel gioco ti resta automatico volendo. Peccato che non c'è una telecamera per inquadrare l'interno del camion. No, non c'è. Non c'è. Va bene, ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione trovate il link per questo mezzo se lo volete provare sul vostro gioco, su Eurotrack. E i miei canali social, Telegram, TikTok, Twitch e quant'altro. Va bene, ragazzi, ci si becca, dai, e ciao alla prossima!